Alessio Crepaldi, innanzitutto bentornato sui campi di gioco. Hai giocato poco, ma insomma, di qualità. Grazie. È stato un bel ritorno, abbiamo vinto. I miei compagni, con la prestazione fatta, mi hanno permesso di fare 2-3 minuti. E è stato molto bello per me dopo l'operazione. Sono 2 anni che mancavo, quindi sono sempre stato con loro, sia quando stavo male, sia ora nel recupero. Ed è stato bello rientrare nel mio palazzetto, nel nostro palazzetto. È stata un'emozione. Partita all'inizio difficile, loro si chiudevano bene, ripartivano, primo tempo un po' bloccato, poi nel secondo tempo avete cambiato marcia. Nel secondo tempo sì, il primo tempo equilibrato, nel secondo tempo è uscito fuori un po' da un pizzico di qualità in più per noi, abbiamo fatto qualche giocata in più, abbiamo avuto il rischio di stare a 5 falli a un quarto d'ora dall'inizio del secondo tempo, siamo riusciti a gestire senza prendere nessun altro fallo, è andata bene così. Adesso finale di stagione senza il capitano. Bella domanda. No, vabbè, il capitano c'è sempre. Non ci sarà nel campo quando giochiamo, ma il capitano ci sostiene, ecco, come oggi dalla tribuna, agli allenamenti, è sempre venuto anche con le stampelle fino ad ora, quindi penso che continuerà a venire e non ci fa mancare il suo contributo, sicuramente no. Cristian Trobbiani, un infortunio che ti terrà lontano dai campi nel calcio a 5 giocato, ma insomma già hanno detto i tuoi compagni che non mancherai mai agli allenamenti. No, non mancherò mai, però è dura, ragazzi, è dura perché l'infortunio è importante, tra i più importanti del ginocchio. Purtroppo noi calciatori siamo abituati e dobbiamo sapere che certe cose possono succedere. Stavolta è successo a me e è andata così. Adesso farò questo intervento lunedì col dottor Martini e vedremo un attimino poi tutto il da farsi. Certo, adesso pensare ad un rientro è veramente lontana perché, come dicevo, non è né un menisco né un crociato. La rottura del tendine rotuleo, purtroppo il fenomeno Ronaldo ci ricorda quello che è successo. Tra l'altro se l'è pure rirotto, quindi non mi ci far pensare. Niente, parliamo della partita di oggi, che sono contento di questi ragazzi, dei miei ragazzi che dentro lo spogliatoio mi hanno fatto un grande discorso, mi hanno commosso. E niente, loro stanno lavorando veramente molto bene con mister Serpietri, che sta dando una forza e sta plasmando questa squadra secondo la sua idea di calcio a 5. Complimenti al mister, complimenti alla società, ai ragazzi, e oggi ho fatto un ringraziamento anche grazie a te, a tutti i tifosi e alla gente che mi è stata vicino e che mi sta vicino in questi giorni. Quindi lunedì andrò sotto i ferri e in bocca al lupo anche me la faccio io, che ancora non me lo sono fatto. Allora in bocca al lupo. Crepi, crepi, grazie ancora a tutti.